tutti pronti a salire sulla torre panoramica di Pesaro. Dopo il giro in anteprima che abbiamo avuto modo di documentare sabato mattina, domenica sera l'attrazione in riva al mare, che svetta con i suoi 75 metri d'acciaio, ha ufficialmente aperto i battenti, registrando immediatamente il tutto esaurito. Superate le polemiche, sia il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sia il titolare della società che ha installato la torre, Massimo De Caro, sono soddisfatti e scommettono sul successo di un impianto al momento in cerca di un nome. I pesaresi, infatti, non hanno ancora ribattezzato il nuovo imponente inquilino di Piazzale Libertà, ma è questione di tempo. Le prime impressioni sono buonissime, la location è a nostro avviso fantastica, e l'amministrazione ha voglia di fare, quindi noi cerchiamo location dove c'è la voglia di fare, la voglia di cose nuove, la voglia di stupire, e speriamo che il pubblico pesarese, insomma, e tutti i turisti, cioè speriamo di richiamare turismo, speriamo che le polemiche anche finiscano. Il comune non ci ha messo assolutamente un centesimo, è tutto rischio nostro, ma d'altronde siamo abituati, cioè funziona così, quindi rischio di impresa, si sceglie una location e si spera che va tutto bene, a volte va bene, a volte va meno bene, male non è mai andata, insomma. La proposta è di rimanere qui fino a fine settembre. Lo spettacolo che si gode dall'interno della torre lascia davvero senza fiato, accompagnato ed esaltato dai brani di Rossini, il Guglielmo Tell mentre si sale e la Gazzaladra mentre si scende. L'attrazione è la più alta d'Europa nel suo genere ed è stata tinta dalla luce blu in omaggio all'Europa. Il viaggio, una vera e propria esperienza, dura circa 10 minuti, 3 per salire lentamente, 3 in cima per fare un paio di giri completi e poi 3 minuti per scendere dopo aver visto la nostra provincia da una prospettiva unica, che nei giorni di buona visibilità consentirà di vedere Rimini, le coste della Croazia e il Monte Conero. Chiarissima la visione della città della fortuna. Dallassù la sfera grande di Pomodoro assomiglia più a una biglia, mentre la vastità dell'Adriatico è più evidente e rassicurante. Il biglietto è di 9 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini, ma sono previsti dei pacchetti per le famiglie. Si tratta di un piccolo investimento, ma vale la pena farlo, sempre che non si soffra di vertigini. La cupola climatizzata può ospitare fino a 60 persone ad ogni viaggio, ma i vetri di chiusura sono bombati e se si guarda in basso si potrebbe rimanere senza fiato. Secondo il sindaco Ricci, l'operazione sarà un grande spot per Pesaro e basta verificare l'andamento dei social per rendersi conto di quanto questa tendenza sia già confermata. Dopo la torre, Ricci ha già lanciato la sfida successiva, sostenendo che dopo settembre 2019 potrebbe arrivare la ruota. Sono previsti accessi per i disabili, mentre l'orario di apertura è tutti i giorni dalle 10 alle 24, ovviamente meteo permettendo.